C'è un ricordo in particolare che lega Valtellina e Valchiavenna a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, scomparso all'età di 86 anni. Fu nel suo ruolo di presidente del Consiglio che nel febbraio 2005 ricevette l'allora presidente della provincia di Sondrio, Fiorello Provera, per la consegna del documento del Comitato istituzionale di mobilitazione per le statali 38 e 36, che sancì di fatto la condivisione con il governo dell'opera della nuova statale 38. Tra i ricordi di Silvio Berlusconi anche quello dell'ex onorevole Gianpietro Scherini, che attraverso i social lo ricorda con la sua dedica su un libro. Ciao Silvio Berlusconi, scrive Scherini, onorato di averti conosciuto e lavorato con te, credendo in un grande progetto. I nostri diritti li abbiamo per diritto naturale, perché siamo esseri umani e quindi il diritto di libertà ci appartiene, viene prima della società e prima dello Stato. Innanzi, lo Stato si legittima soltanto in quanto garantisce, difende la libertà di tutti. A me una volta un ragazzo ha chiesto in una riunione pubblica che cosa ritenessi che fosse la libertà e io risposi, senza quasi averci mai pensato, dissi: per me la libertà è l'essenza stessa dell'uomo, è la nostra intelligenza, è il nostro cuore, i nostri sentimenti, è la nostra capacità di amare, di fare, di lavorare, di creare.